Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua messa, ma di soltanto nella loro preghiera del Vigile del Fuoco. Iddio, che illumini i cieli e colmi gli abissi, arda nei nostri petti perpetua la fiamma del sacrificio. Fa più ardente della fiamma il sangue che scorre nelle vene, vermiglio come un canto di vittoria. Quando la sirena urla per le vie della città, ascolta il palpito dei nostri cuori votati alla rinuncia. Quando in gara con le api, verso di te saliamo, ci sorregga la tua mano piagata. Quando l'incendio, irresistibile avvampa, brucia il male che si annida nelle case degli uomini, non la ricchezza che accresce la potenza della patria. Signore, siamo i portatori della tua croce, il rischio è il nostro pane quotidiano. Un giorno senza rischio è non vissuto. Poiché per noi credenti la morte è vita, è luce, nel terrore dei corpi, nel furore delle acque, nell'inverno dei roghi. La nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio. Per Santa Barbara Martire, così sia. A te, o grande eterno Dio, Signore del cielo e dell'abisso, cui obbediscono i venti e le onde. Noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave armata della patria leviamo il cuore. Salva ed esalta nella tua fede, o gran Dio, la nostra nazione. Da giusta gloria e potenza alla nostra bandiera. Comanda che la tempesta ed i flutti servano a lei. Poni sul nemico il terrore di lei. Ma che per sempre la cingano in difesa venti di ferro, più forti del ferro che cinge questa nave. A lei per sempre dona vittoria. Benedici, o Signore, le nostre case lontane, le care genti. Benedici nella calente notte il riposo del popolo. Benedici noi che per esso vegliamo in armi sul mare. Benedici. Thank you.
spinta a radicare la nostra vita in Dio. Ecco perché Barbara ancora una volta ci invita a stare uniti a colui che ci ha amato, così come abbiamo sentito. Ed ecco la risposta d'amore di Barbara, che deve essere anche quella nostra, nella lettura breve di questo vespro solenne. Chi ci separerà dall'amore di Dio? E prima aveva detto l'apostolo Paolo: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
Signore sia con voi. Thank you.
bocca sempre la sua lode. Io mi glorio del Signore, ascoltino gli umili e si rallegri. I nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Non ci scambiamo il segno con la mano, ma come nella nuova traduzione, ci doniamo scambievolmente la pace. Ecco, scambiatevi il dono della pace.
questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Non è dei peccati, fate questo in memoria di me. Spero della fede. Ci circonda il vuoto e il silenzio, ma forte si sente lo spirito e la presenza di tutti, uniti in una preghiera corale. Il mio cuore è gonfio di dolore, piange tanti uomini e donne, padri e madri, nonni paternesi che non ci sono più a causa di un nemico silente e invisibile. Implacabile. Una terribile pandemia ci mette a dura prova e in ognuno di noi provoca ansia, inquietudine, solitudine e sgomento. Un nemico invisibile che ci priva di ogni relazione e contatto umano e che tuttavia ci ha insegnato nuovi modi di stare insieme, che ci ha fatto inventare nuovi percorsi di solidarietà, che ci ha fatto sperimentare dal nulla percorsi di sostegno alternativi, che ha fatto scoprire in tanti di noi, anche per la prima volta, il sapore buono del fare il bene e che ci ha fatto comprendere il significato di convertire la propria quotidianità in azioni di solidarietà, di sostegno e di calore. E Paternò è stata grande, ha rivelato il suo cuore generoso e operoso. Ed è in questa fase tanto delicata che emerge l'urgenza dell'ascolto, aperto e attento, quell'ascolto che è capace di farsi carico del disagio, dello scoraggiamento, delle nuove povertà. Ed è questo il compito di un sindaco che vive assieme ai suoi concittadini gli stessi sentimenti di sofferenza e di solitudine, di dolore e di smarrimento, con la certezza che nessuno sarà lasciato solo o indietro.
diventa a questo punto necessario il ruolo e la figura dell'istituzione, che diventa riferimento forte affinché sia capace di riparare e di curare i legami e le relazioni tra le persone, nelle famiglie, tra le generazioni, favorendo una narrazione più umana e costruttiva. Ed è in quest'ottica che ti chiedo, Barbara, di illuminare le menti e di aprire il cuore di chi, malgrado i momenti drammatici che la nostra comunità attraversa, possa abbandonare gli individualismi, gli egoismi e le gelosie, che non ceda più alla tentazione di remare contro sempre e ad ogni costo. A sostenermi, o mia amata patrona, non sarà l'ottimismo ingenuo di chi vuol credere a tutti i costi che tutto vada bene, bensì la certezza di credere in una rinascita fondata sulla speranza, della fede in te e sulla operosità degli uomini. Credo nel rafforzamento dei valori e delle relazioni autentiche attraverso cui si possa trovare la via maestra in questi tempi dolorosi e difficili di divisioni e di contrasti verso una tanto cercata unità. Contro ogni forma di rassegnazione, ebbene, credo ancora nella politica come passione e servizio. Una politica che ritrovi gli accenti di una esperienza unitaria, cui aspira la comunità intera, che sente forte il bisogno di coerenza e che invece si sente tradita e ferita dal degrado politico cui è costretta ad assistere, e che si consuma proprio in quei luoghi in cui la verità e l'onestà intellettuale ne devono essere i valori fondanti. In un tempo segnato e sfregiato dalla pandemia, la comunità paternese chiede la tua potente intercessione, o celeste patrona. Te la chiediamo come colei che ha saputo abbandonarsi con fiducia all'abbraccio del Padre. Lo chiediamo a te, fungi tuo esempio di luce nelle tenebre. Affida a te, o Barbara, la sofferenza degli ultimi, la solitudine degli anziani, la preoccupazione delle famiglie, la fatica dei lavoratori. E ancora affida a te chi dei miei concittadini paternesi in questo momento soffre a causa del virus, chi è in ospedale e lotta tra la vita e la morte, chi ha perso una persona cara o un amico. Affida a te tutti i lavoratori che a causa della pandemia vivono difficoltà economiche o hanno perso il lavoro. Un pensiero particolare va ai medici, agli infermieri, a tutti gli operatori sanitari che con grande amore e generosità, con grande dedizione e professionalità, sono in prima linea per curare e alleviare le sofferenze, salvare vite umane, incurante dei rischi. Loro sono i nuovi eroi che dell'eroismo ne hanno fatto la normalità. E ancora la mia ammirazione va a tutti i volontari, soprattutto ai nostri volontari paternesi, che con cuore grande e generoso si adoperano nel quotidiano trasformandosi in angeli preziosi che accompagnano il lavoro di questo sindaco e di questa amministrazione. Ti chiedo di aiutarmi in questo difficile cammino, che sono certo si potrà realizzare se riusciremo a tendere la mano anche a chi si trova distante nelle idee e nelle posizioni, superando ogni divisione al fine di costruire fin da ora un nuovo domani per la nostra patria. E seppur nella consapevolezza delle difficoltà, grazie al tuo sguardo benevolo,
parla, si farà strada la voce della speranza e attraverso di essa ognuno, con l'aiuto di tutti in unità, sarà pronto ad affrontare questa nuova, difficile sfida, vincendo la paura che rende prigioniero e aprendo il cuore alla speranza che rende libero. Ringrazio di cuore il nostro Arcivescovo, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Salvatore Cristino, preziosa guida di tutta la comunità. Ringrazio il nostro vicario Forano. Ringrazio tutta la Chiesa locale, il parroco Padre Salvatore Magri, il comitato, il presidente del comitato Santa Barbara Gaetano Amato e il cerimoniere Franco Tattaresco che nonostante non sia stato presente fisicamente, non ha fatto mancare il suo sostegno e la sua esperienza. Un ringraziamento particolare lo rivolgo ai nostri vigili urbani, all'Arma dei Carabinieri, ai Vigili del Fuoco, alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato, alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate, tutte, che ai dipendenti comunali. Ringrazio ancora tutte le associazioni, i devoti, che non hanno fatto mancare il loro affetto e il loro calore in questi momenti particolari e hanno contribuito a rendere onore alla nostra gloriosa patrona. E mi sento di ringraziare le scuole, in particolare il liceo artistico Mario Ripesanti, che con i ragazzi e gli insegnanti hanno realizzato un bellissimo lavoro in onore di Santa Barbara. Salvo Sant'Angelo che ha fatto un meraviglioso video, la famiglia di Angelino Munzo che non ha fatto mancare la rassegna di poesie anche online. E allora un tutt'uno. E chiedo a tutti di unirci in un unico coro, gridando dal profondo del nostro cuore: cittadini, viva Santa Barbara! Thank you.
che forse che sei, forse che cazzo.